se poi di che cosa. Peraltro il pirata quando si consegna nelle 24 ore non è neanche soggetto alla vespa. L'omissione di soccorso viene punita con la reclusione da 1 a 3 anni. Costituirsi dopo ore vuol dire anche avere il tempo di smaltire eventuali alcol e droghe assunte, perché non risultino come aggravanti in caso di omicidio colposo, che prevede pene ben più gravi. Beh, allora vogliamo ricordare che dal 2008 le sanzioni per gli omicidi colposi sono aumentate sensibilmente. Facciamo un esempio: si può arrivare da 3 a 10 anni nel caso in cui il soggetto che ha determinato la morte di una persona abbia consumato alcolici con valore alcolemico superiore a 1,5, ossia sotto l'effetto di sostanze. Dal luglio del 2008, con il nuovo pacchetto sicurezza, chi uccide guidando ubriaco rischia fino a 10 anni di carcere. E se i morti sono più di uno, le pene possono arrivare fino a 15 anni di reclusione. Le condanne, francamente, sono minime. Gli omicidi colposi, se c'è risarcimento del danno, se danno le generiche, 8 mesi, massimo un anno e due proprio se va male, a meno che non siamo in casi dove la condotta è particolarmente grave, allora si può arrivare anche a 1 anno e 4, 1 anno e 8, ma sempre nei termini dei 2 anni, entro i 2 anni della sospensione della pena. Perché poi alla fine il ragionamento cinico qual è? Che tu prendi 8 mesi, 1 anno o 1 anno e mezzo, quando la tua pena è sospesa, tanquam non esse. Come se niente fosse, se la pena rientra nei 24 mesi della sospensione condizionale, il bonus che tutti abbiamo prima di dover effettivamente andare in carcere. I magistrati hanno deciso di partire sempre dal minimo della pena, come si sono permessi a definire già che la gravità del danno, cioè perdere un padre, un figlio, una figlia, eccetera, è minima. I magistrati confondono discrezionalità con arbitrio. Questo è gravissimo. Hanno veramente sabotato il significato della norma. E allora come sperano che i cittadini possano poi osservare la legge? Alla fine la giustizia chiude un occhio. Uno dei fattori causali della incidentalità stradale è anche l'impunità di molti imputati che sono stati condannati nel corso degli anni dai magistrati a pene esigue, miti, quasi inesistenti. Pene minime e sospese con recupero della patente entro l'anno, anche per i responsabili di incidenti mortali con colpe gravi ed evidenti, come nel caso di Marco Trabucchi, che guidando in corsia di emergenza a Milano provoca uno scontro tra un autobus e un tram, un morto e 21 feriti. O Pierfrancesco Milani, condannato a 2 anni con sospensione della pena per un duplice omicidio. O ancora Bruno Radosavievlich, che ubriaco ferisce 11 persone, 3 in modo gravissimo, senza fare un giorno di carcere. Però la legge che consentirebbe condanne più severe c'è. Perché non viene applicata? Fanno il patteggiamento. Con il patteggiamento si ammette la colpa e la difesa si accorda con il pubblico ministero sulla pena, cercando di ottenere il minimo. Per l'omicidio colposo sono 2 anni. Un terzo della pena in meno per il rito, per il patteggiamento, quindi faccia il calcolo. Condanne ad 1 anno o poco più, con pena sospesa, ma va a finire sempre così. Per quella che è la mia esperienza giudiziaria, no, non ho visto, anzi, sto cercando, mentre lei mi parla, di immaginare una situazione così marginale, così lieve, in cui la responsabilità è così particolare, che pur intervenendo di fatto un accertamento di responsabilità, tuttavia conduca per un evento così grave, mi riesce difficile immaginarlo. Quindi a lei non risulta il fatto che si chiudano per lo più con un patteggiamento In poche una condanna a 8 mesi battute, con no. la condizionale? Ci sono effettivamente anche sentenze come quella emessa a Salerno dal giudice Sgroia, confermata in appello, e che ha condannato ad 8 anni e 4 mesi Mihai Gica Bodak, che ubriaco aveva ucciso Salvatore Alfano e ferito gravemente la sua fidanzata. Ma sentenze così si ricordano come un'eccezione. E sono il risultato di un processo, seppure con il rito abbreviato. Il patteggiamento spesso poi, da parte dei giudici, non viene mai rifiutato. Questa è una pigra prassi. In realtà il giudice può non ritenere congrua la pena e rigettare il patteggiamento e disporre, in caso di udienza preliminare, il prosieguo per il dibattimento. Perché il patteggiamento viene concesso con tanta facilità? Sicuramente si tratta di un istituto deflattivo, come tutti gli istituti deflattivi, se non li si utilizza non servono più.
In Italia ogni anno sono 250.000 gli incidenti, con oltre 5.000 morti e 20.000 invalidi permanenti. Vittime che richiedono un processo per stabilire danno e risarcimento. Tutti numeri che pesano sulla giustizia. Giusto, è uno strumento deflattivo che dovrebbe però servire a eliminare quegli episodi criminali banali, di piccola criminalità. Purtroppo viene applicato anche per fatti gravi, gravissimi, e quindi come tale diventa, soprattutto per le vittime, uno strumento odioso che ostacola il raggiungimento del diritto alla verità e alla giustizia. Con il patteggiamento senza processo, l'esito penale non ha alcun valore in sede civile, dove bisogna ricominciare tutto da capo per stabilire l'ammontare del danno ed il risarcimento per la vittima o i familiari. Inoltre, chi ha patteggiato dopo può sempre ricorrere in Cassazione, anche se si è scelto il rito e la pena è stata patteggiata dalla propria difesa. Ciascuno di noi dà un segnale alla società. Se il cittadino vede che è cambiata la musica, allora adegua il passo, altrimenti continua a fare come aveva fatto. Per la guida aggressiva deve essere previsto il dolo eventuale. È il 28 maggio del 2008, siamo a Roma. Stefano Lucidi alle 21.30, dopo una lite violenta con la fidanzata, sale in macchina. La trasportata viene menata, malmenata. Lucidi, per terrorizzarla, attraversa a forte velocità il centro della città. Macchina che non poteva essere guidata perché il Lucidi non aveva la patente sin dal 2001, perché era stata ritirata per tossicodipendenza. Ad un primo semaforo Lucidi supera le macchine in fila e attraversa con il rosso. Ero terrorizzata, gli dico fermati, il semaforo è rosso, non sai cosa può succedere. Lucidi supera un secondo semaforo rosso a 96 km orari e travolge due ragazzi in motorino, Alessio, 23 anni, e Flaminia, 22. Li uccide, fugge, nasconde la macchina e, secondo la sua testimonianza, soltanto a quel punto prende della cocaina e va a dormire. La ragazza gli dice: assassino, li hai uccisi. L'unica preoccupazione fu quella di appizzare la macchina e quindi di nasconderla presso una carrozzeria. Il caso vuole che uno dei pochi testimoni oculari che erano sul posto abiti proprio nello stesso stabile in cui si trova il carrozziere, per cui riconosce l'autovettura e verrà arrestato Stefano Lucidi. L'accusa è guida senza patente, omissione di soccorso e duplice omicidio volontario con dolo eventuale. Cioè Stefano Lucidi non voleva uccidere Alessio e Flaminia, come nel caso di un omicidio diretto, ma con la sua condotta ha accettato un rischio altissimo. Il rischio che correndo come un matto in città, anche se è notte, posso naturalmente trovarmi ad intercettare un pedone. Ebbene, in questo caso si può arrivare all'omicidio volontario. Guidando senza patente, a 100 all'ora nel centro di Roma e senza rispettare i semafori, Stefano Lucidi poteva prevedere di uccidere e nonostante ciò ha agito accettando le conseguenze. Omicidio volontario con dolo eventuale è la sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato il 26 novembre del 2008 dal giudice Marina Finiti. Una sentenza storica, per la prima volta in Italia viene ipotizzato l'omicidio volontario e la condanna è a 10 anni. Per l'omicidio volontario gli anni di pena sono 20, ma avendo la difesa scelto il rito abbreviato si ha diritto allo sconto di un terzo della pena. E poi ci sono le attenuanti per la giovane età. Lucidi aveva 32 anni al momento dell'incidente. È andata bene. Spero che i genitori degli altri ragazzi uccisi tanto siano contenti, per modo di dire, come sono contento io questa sera. Sono contento perché veramente ho avuto giustizia. Il 18 giugno 2009, in appello, la sentenza è omicidio colposo e la pena ridotta da 10 a 5 anni. La difesa aveva voluto puntare l'attenzione sull'elemento psicologico del soggetto, come se lui non volesse assolutamente uccidere e non avesse proprio neanche previsto la possibilità di uccidere, ma soltanto quella di correre. La stessa Corte di Appello, lo scorso 18 marzo, ha modificato in omicidio colposo la condanna in primo grado per omicidio volontario a carico di Vasile.